Ciao a tutti, oggi cerchiamo in breve di delineare i punti principali dell'evoluzione, soprattutto il contesto storico che ha portato poi a evidenziare anche le prove dell'evoluzione. La teoria evolutiva è una teoria che è condivisa dalla grande parte degli scienziati, però ha molti oppositori, però a essere sinceri, ha moltissime prove a suo favore. Queste prove spesso vengono ignorate. Passiamo subito al nostro discorso, partendo da un concetto importante, il fatto che a un certo momento nella storia della scienza è avvenuto un fenomeno particolare, cioè la riflessione sui fossili. I fossili hanno fatto pensare le persone perché sono una testimonianza molto strana. All'inizio, diciamo, nel corso della storia, venivano visti come scherzi di natura quasi, no? Oppure così stranezze decise dal creatore o dal destino. In realtà già qualcuno nel 400, Leonardo da Vinci, nel 500, aveva già pensato, diciamo, che i fossili fossero invece resti importanti, scientifici, che fossero appartenuti ad organismi che insomma avessero una dignità di specie, non fossero dei mostri. In realtà lo studio dei fossili ha aperto la strada a un certo momento alla riflessione, soprattutto la riflessione su quale fosse la provenienza dei fossili stessi e come mai si fosse verificato, soprattutto la grande varietà dei fossili, no? E perché i fossili sono la testimonianza che l'organismo è diverso da quello al quale noi siamo abituati a pensare. E quindi la domanda che si facevano le persone, ma anche gli scienziati, era: quale fosse l'origine di questa diversificazione, come mai questi fossili così diversi fossero capitati in mezzo al mondo, insomma, nel mondo. È chiaro che i fossili invece sono una testimonianza importante, già una prova di per sé, una prova dell'evoluzione. Tramite i fossili diciamo, gli scienziati sono riusciti a ricostruire la storia evolutiva di molti animali, ad esempio il cavallo. Caso classico, famoso, il cavallo che ha 54 milioni di anni, quindi tutto quello che è successo agli antenati del cavallo è conosciuto proprio grazie allo studio dei fossili. Chiaramente i fossili sono stati studiati all'inizio del Settecento, si è capito subito che alcuni fossili erano molto particolari, erano dei fossili che rivelavano anche l'età della Terra, diciamo, dello strato in cui venivano trovati. E quindi dei fossili speciali, particolari, detti fossili guida, tipici di un certo periodo, anche di una certa successione. Ora, molti scienziati si sono interessati a questo punto dei fossili, chiaramente c'erano creazionisti, c'erano fissisti, c'erano scienziati già che parlavano di evoluzione, diciamo, ma alcuni, ecco, hanno legato innanzitutto i fossili alla geologia. E quindi la presenza dei fossili e il riconoscimento del fossile a livello di strati, soprattutto nelle rocce sedimentarie, ha fatto capire che i fossili non erano casuali, ma rivelavano degli indizi importanti ed erano anche disposti secondo delle sequenze ben precise, quindi la testimonianza di una variazione che era avvenuta nella storia geologica della Terra. E dai fossili passare agli organismi non è stato difficile, nel senso che diciamo, i primi esempi di spiegazione dei fossili erano, a parte quelle, insomma, divini, erano esempi che si basavano sul fatto che la Terra aveva avuto episodi molto particolari, episodi catastrofici, e questo aveva comportato la scomparsa di molte specie animali e vegetali, e la testimonianza dei fossili era proprio quello di grandi cataclismi, di grandi catastrofi che avevano colpito la Terra. Cuvier, appunto, fu uno degli scienziati che sosteneva questa ipotesi, ma Cuvier è stato purtroppo etichettato solo per questa sua importanza. In realtà Cuvier fu molto importante anche per altri motivi, anche perché ha capito che la testimonianza fossile era una testimonianza che poteva far risalire a tutto un organismo, cioè una breve parte del corpo, un frammento molto piccolo, poteva rivelare molto di più di quello che era. Quindi lo studio dei fossili, il riconoscimento nasce da Cuvier.
Chiaramente, le varie ipotesi su come poteva essere avvenuta l'evoluzione si scontravano nel 700, anche andate avanti fino all'800 a scontrarsi. Ha, diciamo, sollecitato l'opinione scientifica, ha stimolato l'opinione scientifica a discutere di questo tema. I grandi temi erano anche se questa evoluzione, ammesso che ci fosse stata una variazione, diciamo, che ancora non era l'evoluzione che noi conosciamo, questa variazione fosse avvenuta, questa diversificazione delle specie fosse avvenuta in modo così molto violento o in modo graduale. Ecco, il tema del gradualismo è un altro tema interessante. Gli scienziati venivano colpiti dal fatto che certe specie non esistevano più, certe specie sulla Terra non erano più presenti. Allora il motivo di riflessione era se ci fosse stata una gradualità in tutto questo o se fosse successo tutto all'improvviso. Cuvier pensava che fosse stata una progressione degli individui, cioè degli organismi, no? Le specie che si erano presentate sulla Terra avevano una variazione passando da specie più semplici all'inizio e poi cambiando erano diventate specie più complesse. Non c'era ancora, diciamo, un'idea precisa di evoluzione, però sicuramente una logica che dal semplice, da qualcosa di molto semplice, all'inizio della vita primordiale della vita, insomma, ci fosse stato un passaggio verso una struttura più complessa dell'organismo. Quindi dall'invertebrato, una struttura molto semplice, arrivare al mammifero. Questa progressione era, diciamo, legata anche all'età della Terra, perché se fosse avvenuta questa progressione si doveva presupporre che l'età della Terra fosse molto più lunga di quello che indicavano i testi sacri, le scritture, oppure anche i teologi o filosofi o scienziati, diciamo, così si rifacevano alle date bibliche. In realtà Hutton già si pone il problema dell'età della Terra e conclude che l'età della Terra non è sicuramente un'età molto breve, perché per poter spiegare tutto quello che era successo e quindi le estinzioni, i fossili, tutto ciò che insomma era apparso agli scienziati, per spiegare questa Terra ci volevano dei tempi molto lunghi. I cambiamenti, secondo Hutton, non erano di colpo, non erano legati al catastrofismo o a violenti situazioni che avevano fatto cambiare le specie, ma erano cambiamenti che avevano la caratteristica della gradualità. Ma diciamo che il geologo Lyell è veramente una figura decisiva anche per Darwin, per poter portare il nostro discorso anche verso le prove dell'evoluzione, perché Lyell è geologo, come è geologo anche Darwin, francamente, all'inizio della vita è più interessato alla geologia. Però Lyell ha una visione molto più dinamica di molti scienziati precedenti. Innanzitutto lega tutte le trasformazioni che sono avvenute, che riguardano gli organismi, le trasformazioni biologiche, le lega molto alle trasformazioni geologiche. Quindi per Lyell è molto importante capire cosa è successo sulla Terra, che cosa ha provocato la deformazione del paesaggio. Quindi si rende conto benissimo che l'erosione, per esempio, ha avuto dei tempi molto lunghi, si rende conto benissimo che per avere la Terra come la si vede attualmente ci sono voluti tempi molto lunghi. Quindi, ragionando sullo spessore degli strati, poi c'è cioè, la stratigrafia stava in quel tempo anche migliorando sempre di più, anche se c'erano parecchi errori, insomma, però si indagava molto di più sullo strato roccioso. E quindi praticamente Lyell porta l'idea fondamentale che intanto questa evoluzione è un'evoluzionista, un'evoluzione c'è stata del territorio, della geologia, ma la geologia che è, quindi una geologia che presenta variazioni, cambiamento, e una geologia caratterizzata appunto da cambiamenti, da lunghi processi e da fenomeni che hanno anche da collegare anche alla vita, quindi agli organismi stessi. Le forze geologiche quindi hanno provocato anche le forze biologiche, quindi una doppia evoluzione direi, un'evoluzione geologica e un'evoluzione anche biologica. Lamarck, che è un altro importante biologo evoluzionista,
anche se viene ricordato per la solita storia dell'eredità, dei caratteri acquisiti, ma in realtà anche Lamarck ragiona sulla complessità crescente degli individui, degli organismi, ma ragiona anche sul fatto che questa complessità ha avuto bisogno di tempi lunghi. Quindi sicuramente l'idea che l'evoluzione c'è stata, quindi non un'idea creazionista, sicuramente un'idea evoluzionista, è un'idea per la quale la Terra si è trasformata, le trasformazioni sono avvenute, sono state graduali e gli organismi si sono anche adattati all'ambiente che hanno trovato. Chiaramente ci sono idee molto diverse da quelle che dirà, appunto, che propugnerà Darwin, però Lamarck tanto pone il problema dell'evoluzione e fa riflettere anche su questo. Si crea cioè una mentalità che va verso appunto l'idea evoluzionista. Lamarck capisce che le specie fossili che noi appunto, cioè che gli scienziati hanno trovato, che trovano in quel periodo, quelle specie fossili assomigliano sia alle specie diciamo viventi, ma possono anche presentare parecchie differenze. Quindi i fossili sono dello stesso tipo, ma sono anche la prova di un cambiamento. E il cambiamento c'è stato essenzialmente perché, per i motivi che ho detto prima, cioè motivi geologici e trasformazione della Terra, diciamo, le specie che sono cambiate hanno dovuto anche affrontare ambienti molto diversi. E questo ha permesso, sicuramente una reazione da parte dell'organismo stesso che per adattarsi ha dovuto cambiare. Quindi l'idea del cambiamento, della mutazione è precedente a Darwin, ma Darwin chiaramente la sviluppa in modo magistrale, però l'idea del cambiamento comincia un po' alla volta nel corso della storia, dopo il 700, andando verso l'800, comincia a prevalere sulle idee fissiste, sulle idee statiche che dominavano il mondo della scienza. Queste controversie hanno riguardato anche i fisici, i quali a volte si schieravano a favore di queste teorie, a volte le contrastavano con delle visioni piuttosto rigide. Anzi, i fisici spesso facevano dei conteggi, dei calcoli e portavano a delle conclusioni molto più riduttive rispetto a queste visioni molto più moderne, più così aperte della storia della vita. Perché i fisici si basavano su calcoli ben precisi, ma trascuravano l'elemento biologico e queste variazioni non venivano considerate. Il problema dell'estinzione, quindi, è stato un problema che ha fatto sicuramente che ha stato affrontato da Darwin, ma sicuramente è un problema che ha fatto riflettere. Quindi ci si accorge proprio di queste differenze e soprattutto con le conoscenze aumentano molto le specie che vengono conosciute dall'uomo, aumentano le specie animali e vegetali e quindi si pone il problema come mai tutte queste differenze e come mai le estinzioni sono avvenute. Come dicevo prima, le estinzioni hanno fatto riflettere molto le persone. E le cause delle estinzioni vengono indicate in vario modo, cioè ci sono alcuni scienziati che addirittura le negano, dicono non è possibile che ci siano state delle estinzioni perché il mondo della natura è perfetto. E quindi, insomma, perché il creatore, perché avrebbe dovuto pensare a questo? Quello che è stato creato, insomma, non potevano esserci delle variazioni in questa armonia, in questo ordine. Altri abbracciano l'idea che durante il diluvio universale molte specie siano decedute, siano morte. Altri le negano, proprio anche filosofi che le negano per questa mancanza di armonia, questo diciamo, alterare un'armonia, un equilibrio della Terra che non era molto giustificabile. Un'altra parte invece di scienziati ritiene che le estinzioni sono avvenute, a parte i catastrofici, anche per colpe umane, e quindi qualcosa che l'uomo ha fatto, una specie di punizione divina. Però ecco, il problema, sì, ecco, il problema offre molti spunti di riflessione. Fino a che con l'arrivo di Darwin, che sposa le idee di Lyell, il problema dell'età della Terra, il problema geologico, viene sposato con il problema con diciamo, l'origine vivente, le due tematiche si uniscono e le concordanze si cominciano ad avere, perché le idee di Lyell sulla divisione dei periodi, quindi gli animali comparsi in determinati periodi, si uniscono con le concezioni che ci sono nel mondo geologico. Quindi, scienza della Terra e scienza biologica si uniscono.
in una buona fusione. Vi rinvio a prossimi. Prossimi